dell'ufficio stampa di Top Doctors e oggi ho il piacere di poter intervistare il professor Vincenzo Vincenti, specialista in otorinolaringoiatria, attualmente professore associato e responsabile dell'unità operativa semplice di audiologia e otorinolaringoiatria pediatrica presso l'ospedale di Parma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Oggi in particolare parleremo di apnee notturne, quindi inizierei appunto spiegando, professore, che cosa si intende per apnea notturna. Praticamente l'apnea notturna è un'interruzione del respiro durante il sonno per svariati secondi, generalmente nell'adulto sono almeno 10. E per capire che cos'è l'apnea bisogna partire su come noi respiriamo durante il sonno, quindi c'è un centro, detto centro del respiro, nel nostro cervello che attraverso il tono muscolare dei muscoli respiratori mantiene aperte, mantiene pervie le vie respiratorie. Purtroppo ci possono essere queste interruzioni, meno frequentemente l'apnea è di tipo centrale, si chiama, cioè è legata ad una instabilità del centro del respiro, quindi questo centro del respiro manda dei messaggi non adeguati ai muscoli respiratori. Più frequentemente invece si parla di apnea ostruttiva, che è quella legata invece ad un restringimento più o meno importante delle vie respiratorie. C'è da dire poi che l'apnea comunque fa parte di una serie di eventi respiratori che si possono avere durante il sonno, che vanno dal semplice russamento fino appunto all'apnea, passando per l'ipopnea, cioè una riduzione, mentre l'apnea è una cessazione o una riduzione del 90% ed oltre, l'ipopnea invece è una riduzione del 30% del flusso respiratorio. Nel momento in cui questi eventi respiratori si ripetono in maniera importante, allora si configura la cosiddetta sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, che viene identificata con la sigla OSAS ed è una patologia cronica con delle importanti implicazioni sanitarie, ma non solo, anche economiche e sociali, che ancora oggi è sottodiagnosticata e sottotrattata. E sono molte le persone colpite da OSAS? Sì, abbastanza. Intanto diciamo che colpisce sia gli adulti che i bambini. Per quanto riguarda l'Italia, l'incidenza nella popolazione adulta varia a secondo delle popolazioni che prendiamo in considerazione. Si passa da un 4% dei normopesi ad un 40% nei soggetti sovrappeso o negli obesi, e l'altro fattore di rischio che incide è l'età, tant'è che si calcola che nei soggetti di età superiore ai 65 anni due terzi hanno delle apnee durante il sonno. Sono più colpiti gli uomini dalle donne, questo per quanto riguarda gli adulti, mentre per quanto riguarda i bambini non ci sono differenze di sesso, l'età più colpita è tra i 2 e i 6 anni, quindi l'età prescolare, e l'incidenza varia tra l'1 e il 3%. E quali sono le principali cause dell'apnea notturna nell'infanzia e nell'età adulta? Allora, per quanto riguarda le cause, intanto parliamo di fattori di rischio. Ci sono dei fattori di rischio sia nel bambino che nell'adulto, sono il sovrappeso, il reflusso gastroesofageo o faringo-laringeo, le anomalie dello scheletro cranio-facciale, cioè del contenitore dello scheletro cranio-facciale, il fumo e il sesso maschile. Per quanto riguarda invece le cause vere e proprie, nel bambino abbiamo soprattutto l'ipertrofia, cioè l'aumento di volume delle adenoidi e delle tonsille palatine, strutture che sono poste nelle vie respiratorie, e quindi le adenoidi nella parte più profonda del naso, mentre le tonsille palatine nel cavorale ai lati della lingua, quindi sono in una posizione strategica. Quando queste aumentano di volume si restringono le vie aeree, c'è meno passaggio d'aria e quindi c'è il russamento e quindi la possibile apnea. Per quanto riguarda invece l'adulto, spesso quindi c'è un'ostruzione multilivello, si dice, cioè sia nel rinofaringe che nell'orofaringe che nell'ipofaringe ci possono essere delle situazioni che spesso concomitano. Faccio un esempio: la deviazione del setto nasale con l'ipertrofia dei turbinati può concomitare con un aumento di volume delle tonsille perché ancora le ha,
oppure ci può essere un palato molle, basso, lugola, ipertrofica, anche la base della lingua può essere ipertrofica. Comunque il concetto è che molto spesso nell'adulto l'ostruzione è multilivello. E professore, come influisce l'apnea notturna sulla vita di chi ne soffre e per quale motivo non bisogna sottovalutare questa condizione? Purtroppo l'OSA ha delle molteplici e importanti conseguenze sulla vita di chi ne soffre, perché come si può ben immaginare, quindi abbiamo l'introduzione del respiro, quindi tutto ciò porta a dei continui risvegli, perché c'è un meccanismo automatico che fa in modo che una volta che la saturazione dell'ossigeno scende oltre certi livelli, c'è il cosiddetto micro risveglio, quindi il cervello si sveglia in continuazione, quindi una continua interruzione del sonno che non ha più la sua funzione di ristoro psicofisico. E quindi ci sono tutta una serie di conseguenze: l'apparato cardiorespiratorio si affatica, c'è uno stato continuo di infiammazione, viene alterata la produzione di tutta una serie di sostanze che sono importanti per l'equilibrio metabolico del nostro organismo, quindi le conseguenze sono diverse, tant'è che il soggetto affetto da OSAS ha più possibilità di andare incontro a problemi cardiovascolari, quindi infarti, ictus, più possibilità di sviluppare malattie come il diabete e l'ipertensione, e chi utilizza la strada, quindi viaggia spesso, più facilmente va incontro a incidenti stradali, tant'è che per legge i camionisti sono obbligati ogni anno ad eseguire un check-up per valutare l'eventuale presenza di un OSAS. Per quanto riguarda invece il bambino di solito è un bambino che mangia poco, quindi ha uno scarso accrescimento, mangia poco perché magari ha il naso tappato, quindi sente poco gli odori e quindi i sapori. Fa più fatica a respirare durante la notte, quindi consuma più energia, e anche qui durante la notte c'è la produzione dell'ormone della crescita, che quindi alterandosi in questo caso il ritmo sonno-veglia, c'è un'influenza anche sulla crescita. L'altra conseguenza è la malocclusione. Il bambino che ha un problema di adenoidi, per i bambini è molto importante la respirazione nasale, se continuano a inspirare con la bocca, alla fine il palato soprattutto diventa più stretto e più lungo e si ha la malocclusione. Altra conseguenza nei bambini è legata al respiro orale, il fatto che l'aria non passando dal naso non viene né riscaldata né umidificata in maniera adeguata né purificata delle varie impurità che ci sono nell'aria, per cui è introdotta attraverso la bocca, giunge nelle vie respiratorie con un'umidità che non va bene, con una temperatura che non va bene, soprattutto ricca di impurità, ed ecco perché spesso questi bambini poi vanno incontro a tonsilliti, faringiti, otiti e quant'altro. Ultimo effetto importante è il deficit dell'attenzione, nel senso che comunque anche il bambino, logicamente, non dormendo, non avendo un sonno ristoratore, può succedere che il bambino possa avere deficit dell'attenzione e anche uno scarso rendimento a scuola. E in che modo possiamo renderci conto di soffrire di apnea notturna? Quali sono i campanelli di allarme a cui dobbiamo prestare attenzione? Ok, allora per quanto riguarda l'adulto, è tipica la sonnolenza diurna, cioè l'adulto che facilmente basta, si rilassa un attimo, si siede sulla poltrona, magari a guardare un film di 5 minuti, sta già dormendo, russando, ci si sveglia con la bocca secca, con il mal di testa. Si possono avere degli episodi in cui siano dei risvegli improvvisi, come se uno avesse avuto un incubo, per cui ci si sveglia con fame d'aria, con la sensazione come se uno stesse per soffocare, quindi tutti questi sono dei campanelli d'allarme. E questo succede nell'adulto e può succedere nel bambino più grande. Paradossalmente, nel bambino più piccolo c'è l'iperattività, cioè il bambino che magari dorme poco o dorme male, comunque può andare incontro a questa iperattività. Altri segnali d'allarme che nel bambino, per esempio, appunto, ripeto, il respiro orale,
Il fatto che questi bambini hanno una facies particolare, la cosiddetta facies adenoidea, con una faccia che è lunga e stretta, quindi sicuramente ci sono vari campanelli d'allarme che ci indirizzano, comunque che ci dicono facciamo qualche indagine perché potrebbe esserci un OSAS. E quali esami devono essere seguiti per poter formulare una corretta diagnosi? Allora, il gold standard nell'adulto per la diagnosi di OSAS è la polisonografia, cioè lo studio del sonno, quindi si registrano tutta una serie di parametri mentre il paziente dorme. È un esame che si può fare sia in ospedale, quindi con un ricovero di una notte o di due a secondo della richiesta dello specialista, oppure si può fare presso la propria dimora, presso la propria abitazione. Questo di solito è lo specialista che lo decide. Ci sono dei vari centri del sonno in Italia gestiti o da neurologi o da pneumologi, e quindi questo è l'esame per fare la diagnosi. Una volta stabilita la diagnosi, logicamente bisogna poi stabilire quali sono le cause, e di solito si entra in un percorso multidisciplinare. La visita otorino è una delle prime che viene seguita, per cui lo specialista guarda la bocca, il naso e fa una endoscopia delle vie respiratorie superiori, facendo anche delle manovre particolari per cercare di capire dov'è l'ostruzione. Negli ultimi anni ha preso piede l'endoscopia eseguita durante il sonno indotto farmacologicamente, per cui il paziente viene qui da noi, viene addormentato, tra virgolette, con dei farmaci, per cui è come se dormisse. Noi con questo strumento, con questo endoscopio, andiamo a verificare quello che succede, quindi siamo molto più vicini a quella che è la realtà poi del paziente. Per quanto riguarda invece i bambini, di solito si fa visita otorino e pulsiossimetria, un esame un po' meno complesso della polisonografia. Laddove i due accertamenti non sono dirimenti, si può ricorrere anche nel bambino alla polisonografia. Fatto ciò, c'è tutto un percorso, ripeto, che vede coinvolti poi il nutrizionista laddove c'è un sovrappeso, l'ortodonzista, lo psicologo. Insomma, adesso i centri che si occupano in maniera importante di OSAS hanno comunque un'equipe multidisciplinare, perché il paziente va preso in carico a 360 gradi. E dal punto di vista terapeutico invece, quali sono i possibili trattamenti per l'apnea notturna? I trattamenti sono svariati e si va dall'utilizzo di alcuni dispositivi come per esempio la CPAP o la BPAP. Insomma, esistono vari dispositivi che hanno il compito di inviare l'ossigeno a pressione positiva all'interno delle vie aeree. Quindi esistono questi dispositivi, il paziente deve indossare questa maschera durante la notte che invia appunto l'ossigeno all'interno delle vie respiratorie. Risolve il problema nel 100% dei casi, però capisce anche lei che è molto poco tollerata, perché dover dormire con questo maschera durante tutta la notte non è proprio il massimo, tant'è che di solito viene abbandonata dalla maggior parte dei pazienti, ed è comunque quello che viene fatto, almeno nelle forme gravi, all'inizio. Poi c'è altri dispositivi, sono i cosiddetti device orali, sono delle specie di bite che l'ortodonzista o il chirurgo maxillofacciale possono essere individualizzati, quindi fatti su misura per quel paziente, che hanno il compito praticamente di allargare il contenitore, quindi agendo sulla mandibola, agendo sulle arcate dentarie, io allargo il contenitore, quindi consento un maggior passaggio di aria. Esistono logicamente i farmaci, spesso ci sono delle situazioni di infiammazione, quindi antinfiammatori, spesso c'è il reflusso, quindi farmaci contro il reflusso. E poi c'è il grande capitolo della chirurgia. Esistono decine e decine di possibili interventi, anche lì dipendono logicamente da dove l'ostruzione, dal livello di ostruzione, quindi si può agire sul naso, si può agire
sul palato, sull'ugola, sulla base della lingua, ci sono interventi ambulatoriali, ci sono interventi da fare in ospedale, possono essere più o meno invasivi, insomma, di possibilità terapeutiche, chirurgiche, anche lì ce ne sono diverse. Ogni paziente ha la sua storia, la terapia va individualizzata partendo, come sempre si dovrebbe fare in medicina, dalle cose meno invasive, fino a giungere laddove non si riesce con i farmaci o con i device orari a giungere alla chirurgia. Perfetto. Professore, io la ringrazio moltissimo per il suo intervento e per averci spiegato l'importanza di trattare questa condizione. Grazie a voi per l'invito. E approfitto inoltre per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite telemedicina o una visita privata con il professor Vincenti attraverso il suo profilo Top Doctors disponibile sulla nostra piattaforma. Arrivederci, dottore. Arrivederci, grazie.